Ecco, in questa seconda sala abbiamo due momenti. Ci soffermiamo velocemente su questo, che invece sono i risultati degli scavi nell'abitato precedenti alla guerra, diciamo. E quindi cosa succede? Che gran parte di questi materiali, li vedete molto rovinati, e derivano comunque dalla parte non della necropoli, ma dalle testimonianze della vita quotidiana, perché l'abitato ci restituisce poi testimonianze della vita di tutti i giorni, cioè gli oggetti trovati nelle case. Quindi resti di ceramica attica che evidentemente gli Etruschi di Marzabotto non usavano solo per le tombe in modo allusivo, ma la usavano anche nella vita di tutti i giorni, e poi prevalentemente ceramica di tipo comune fatta in loco per le esigenze della vita quotidiana: brocche per versare l'acqua, vasi per contenere le derrate, piatti per mangiare. Ho una parola sola su questo, che è una delle attività, vedete, queste sono rocchetti e fusaiole pesi da telaio, che ci attestano l'attività della filatura e della tessitura anche a Marzabotto, attività molto importante che facevano le donne e che rappresentava anche nell'antichità un'attività di rango, perché molto spesso implicava il possesso del telaio da parte della famiglia e quindi qualcosa che aveva un valore di grande, molto importante, diciamo. Ecco, questa vetrina, uno dice, sono tutti sassi, ma sono sassi molto importanti perché, vedete, queste pietre hanno tutte dei segni incisi e sono evidentemente dei pesi. Ora si è cercato di capire che rapporto ci poteva essere fra tutti questi segni per identificare l'unità di misura, che sarebbe poi la cosa importante, perché l'unità di misura ovviamente ci dà delle chiavi di lettura vastissime del problema dei commerci e degli scambi, perché noi sappiamo fino in fondo quanto è importante se noi ci rapportiamo al chilo, al metro, al pound o altre cose. Il problema è che le unità di misure che vengono fuori da tutti questi minimi comuni multipli o massimi comuni, non so mai quale delle due cose, comunque quella che è la misura, il modulo, in realtà non è rapportabile alle misure note per il mondo greco e nemmeno per il mondo romano, quindi, che poi deriva da quello etrusco. Quindi si pensa, ecco, è stato proposto da uno studioso, che si rifacciano a moduli di peso precedenti, quindi di epoca villanoviana. Di fatto però rimangono una cosa a sé che non riusciamo a rapportare ad altri tipi di pesi. Ecco, questa parte della sala invece è dedicata alle testimonianze religiose, e queste testimonianze religiose si dividono essenzialmente in due capitoli. Un capitolo, l'Ottocento, gli scavi dell'Ottocento sull'Acropoli. Vi dicevo, la famiglia Aria, come prima cosa, acquistando la villa e il parco, desiderò modificare l'assetto di quella collinetta, dicesi poi Acropoli, dicasi Acropoli, e facendo questo fece anche degli sventramenti, eccetera. Quindi si trovarono dei monumenti che potrete vedere quando andrete a visitare l'Acropoli, e si trovarono anche moltissimi, perché in realtà con la dinamite si livellò anche un lato della collinetta nel tentativo di modificarla, ma non si sapeva allora che cosa, e quindi in questo modo si intaccarono due stipi votive, cioè nell'antichità venivano fatti dei doni alle divinità, ma ogni tanto, cioè questi doni non è detto che fossero sempre esposti, a un certo punto potevano anche essere messi come votivi in grandi fosse, in favisse, e lì depositati in ricordo della divinità e comunque occultati, ma sempre doni. E quindi furono trovate sull'Acropoli una serie di statuette di grande pregio e valore,
ma anche di queste non sapremmo dire quali delle sono due le stipi, ma non sappiamo individuare, sono stati fatti anche degli studi recenti, ma è difficile dire quali da una stipe e quali dall'altra. Comunque si individuano in modo abbastanza omogeneo, perché qui abbiamo sostanzialmente figure maschili, femminili, naturalistiche o schematiche e arti. Il fatto di trovare delle braccia e delle gambe ci dice immediatamente che il luogo doveva avere una valenza salutare, cioè uno dona un braccio, una gamba, una mano o una parte del proprio corpo a una divinità a cui ha chiesto evidentemente una guarigione, oppure a cui chiede, vuole chiedere una guarigione. Quindi ci toglie ogni dubbio sul fatto che non potevano che essere, diciamo, ex voto, offerti a una divinità, quindi salutifica, qualcuna, una divinità che doveva colloquiare con il devoto. Poi vediamo una serie di statuette maschili e femminili. Parliamo prima un attimo di queste molto schematiche. Le figure femminili sono tutte vestite, le figure maschili sono nude. Ora c'è la problematica che cosa rappresentino queste statuette, se rappresentano la divinità stessa o vogliono rappresentare il devoto che comunque si atteggia nei modi della divinità. È chiaro che è un ragionamento che possiamo rimbalzare anche sui nostri ex voto. Normalmente oggi se uno regala una figurina a una divinità, può regalare e la figurina se si va nei santuari, no? Tu vedi o la figurina di una persona che presumibilmente vuole essere simbolo del devoto, ma talvolta nei santuari noi dedichiamo anche l'immagine della Madonna, per esempio, dedichiamo. Quindi quello che conta è poi sostanzialmente capire il motivo per cui veniva fatto un dono così importante alla divinità, ed era sicuramente per ingraziarsela. Talvolta poi poteva essere rappresentare la divinità stessa. È chiaro che queste figurine schematiche poco ci dicono, ci raccontano di più queste naturalistiche. Se le guardiamo un attimo, vediamo che cosa, soprattutto le figurine femminili che sono vestite all'etrusca. Ecco, vi prego di guardare come queste hanno il chitone manicato. Il chitone manicato, i calzei repandi, cioè le scarpe a punta. E questo berrettino, c'è la nostra amica etrusca, là, il tutulus, ecco qua. Quindi in pratica la nostra amica, che cos'ha? Come le signore, la sua tunica, il chitone manicato, la tebenna, e vedete alcune di queste figurine ce l'hanno anche proprio appoggiata semplicemente, ecco così, sulle spalle, in questo modo. Ecco, in questo modo, i calzei repandi forse non ce li ha, ecco, e il tutulus, ecco, e possiamo procedere. Ecco, allora qua siamo nella sala che riguarda la parte topografica della città, e la iniziamo subito con degli elementi che hanno a che vedere con l'edilizia abitativa. Allora, noi a Marzabotto abbiamo essenzialmente delle canalizzazioni, delle fondazioni che isolano delle canalette, quindi noi abbiamo la città a livello di fondazioni. Queste fondazioni come sono? Si approfondiscono per circa un metro e creano all'interno delle canalette. Chi ha già visitato la città vedrà come non è che si vedono alzati, si vedono delle gran canalette. In queste canalette quasi sempre scorrevano e sono stati trovati dei tubi per lo scorrimento delle acque, tubi fittili. L'alzato di queste case com'era? Presumibilmente era in cosiddetto graticcio, cioè in argilla con l'anima di legno, oppure in mattoni crudi, tipo quelli che sono stati trovati nella zona della Fornace. Però i tetti a Marzabotto erano molto massicci e pesanti, perché è stata trovata una quantità enorme di tegole di copertura con i loro coppi. Quindi, come è possibile? È chiaro che ci doveva essere questa struttura leggera di tamponamento, che era più che altro di tamponamento dei muri, perché questi tetti dovevano essere retti da dei pilastri o da dei sostegni. Che poi diciamo avevano questa parte di contenimento in graticcio, ma avevano
dei sostegni molto robusti e resistenti. Ora queste tegole, con il sistema della tegola del coppo, vedete, abbiamo anche delle tegole che sono cave che avevano delle coperture che giravano, vedete qua c'è anche il foro per far girare una sorta di abbaino che apriva e chiudeva per diciamo fare girare l'aria nella capanna e far entrare e far uscire il fumo. Ecco, quando in impianto di condizionamento la parte di congiunzione era coperta da coppi. Ora questa zona andava preservata, perché se l'acqua fosse entrata dentro succedeva che l'acqua avrebbe rovinato il legno, quindi inevitabilmente si sarebbe perso il tetto. Quindi questo tipo di sbarramento del coppo, che si chiama antefissa, nasce come elemento fondamentale per evitare che marcisca il legno del tetto. Però poi diventa anche un elemento su cui elaborare le decorazioni, per cui queste antefisse, vedete, in realtà, ma non solo nel mondo etrusco, anche nel mondo greco, diventano elementi con palmette. Quando si tratta di antefisse di grande importanza, vedete, possono avere quasi quello che è chiamato il classico nimbo, con un personaggio magari all'interno, a volte una medusa. Tutte queste antefisse quindi ci parlano comunque di tetti, e di tetti di un certo pregio, perché sono anche dipinte, hanno conservato delle tracce di pittura, sia queste che sono antefisse, sia vedete le cornici. Presumibilmente questi materiali vengono, siccome sono scavi ottocenteschi, non lo sappiamo con sicurezza, ma vengono dalla zona del tempio. E vedete i colori che ritornano sono bianco, rosso e nero. Però un'analisi recentissima chimica di questo nero ha rivelato anche che non è proprio nero, in molti casi è indaco. E questo è importante anche perché l'indaco era commercializzato dagli egiziani, e quindi non è che uno può dire che perché Marzabotto aveva rapporti diretti con l'Egitto, li avrà avuti mediati, però ecco, era diciamo nel circuito di circolazione di questi materiali, che ci richiamano quindi a una città molto colorata, perché gli Etruschi sono sempre stati ritenuti anche un po' pacchiani, cioè agli Etruschi piacevano le cose che si vedevano molto e si dovevano vedere spiccare anche come colore. Però dobbiamo a questo punto anche ricordare un attimo che il mondo bianco dei Greci è un mondo che ci siamo costruiti noi. Ultimamente sono state fatte molte mostre che si intitolano tipo i colori del bianco, no? Nel senso che le statue greche in realtà in origine erano dipinte, solo che una pittura sopra marmo, soprattutto su marmo pregiato, risulta molto più delicata e trasparente che invece queste pitture etrusche sopra la terracotta. Quindi ecco, ci dobbiamo immaginare un mondo piuttosto colorato, tant'è vero che vedete per esempio un tetto come questo, che era il tetto trovato sopra un pozzo della città, aveva anche queste cornici sotto colorate, quindi doveva essere di grande impatto visivo. Ecco, procedendo, queste sono delle vere da pozzo, perché ogni casa di Marzabotto aveva un cortile e al centro del cortile scoperto un pozzo. Vi farò poi vedere più avanti, ne parliamo più avanti, che c'è una piantina. Però ecco, queste vere da pozzo sono molto elaborate e sono realizzate nelle officine di Marzabotto. Ecco, in questo ragionamento molto veloce, ecco qua siamo un po' lontani da questa vetrina, ma qui bisogna soffermarsi un attimo, perché questa è uno dei pezzi più significativi di Marzabotto, la testa di marmo di questo giovane. Il marmo viene dall'isola di Paro, sono state fatte delle analisi, quindi il marmo è greco, e però ecco, ci sono dei dubbi sul fatto che sia un'opera di un artista greco, perché è stata molto studiata ultimamente e si è ritenuto che probabilmente era un artista che però si era formato alla scuola greca, ma presumibilmente per il trattamento dei capelli, per alcuni aspetti particolari, poteva essere un artista etrusco che si era molto preparato sulla scultura greca. Ma qui a Marzabotto noi
possiamo pensare di avere delle produzioni anche molto elevate tipo queste, e questa ha una storia particolare perché anche come ritrovamento, perché è stata ritrovata negli anni 70 in una zona della città vicino a una canaletta, e quindi sembrava una cosa buttata, che fosse lì per caso, non si capiva bene perché. In realtà alla fine degli anni 80 e negli anni 90 in quella zona è stato individuato il Tempio di Tinia, cioè il tempio che ora attualmente è in scavo da anni da parte dell'Università di Bologna, del Dipartimento di Archeologia, e che il Tempio di Tinia, sapete che Tinia è lo Zeus greco o il Giove latino e quindi è la divinità principale della città, questo tempio a lui dedicato era situato nel luogo dove 10 anni prima era stata trovata questa testa in una canaletta, quindi questa testa era pertinente a una statuetta presumibilmente di 1,10 m offerta come votivo in questo che era sicuramente il tempio più importante della città. E badate bene, il tempio più importante della città etrusca di Marzabotto era anche un tempio di pianta greca, cioè non il tipico tempio etrusco che troviamo anche sull'Acropoli con le colonne solo sul fronte, ma un tempio, come si dice, periptero, cioè con le colonne su tutti e 4 i lati e la cella centrale. Quindi ecco, stiamo, più si va avanti sugli studi di Marzabotto, più si capisce come questa città fosse profondamente permeata e profondamente conscia delle grandi innovazioni del mondo greco dal punto di vista dell'urbanistica, abbiamo visto, dal punto di vista dell'arte, poi magari cercava di tradurle in un modo autoctono, perché gli etruschi erano molto fieri del loro essere etruschi, però ecco, il mondo greco è fortemente attinto. Ecco, ora sempre in questo modo di saltare un po' di qua e di là, se no non la finiamo più, passiamo un attimo a questa vetrina. Qui dobbiamo una, e questo è il luogo dove ci soffermiamo, ma molto velocemente, su quella che era l'attività, cioè perché questa città era, che cosa faceva vivere questa città. Marzabotto è stata sempre definita centro carovaniero, nel senso che era una città di passaggio, perché attraverso i fiumi, il Reno, non è che il Reno fosse navigabile in modo particolare, certamente poteva essere una via di percorrenza, ma quello che conta sono che le vallate creano delle aperture per il passaggio degli uomini e dei valichi bassi, quindi la vallata è sempre un punto di passaggio. Quindi Marzabotto, sulla valle del Reno, che tramite poi gli altri fiumi che vanno verso la Toscana, collegava l'Etruria propria, abbiamo visto, all'Etruria padana e poi anche all'Etruria, diciamo, a spina, e quindi poi alla Grecia. Ora, oltre al centro carovaniero, Marzabotto viene definito un centro metallurgico, e uno dice, ma dove sono i metalli a Marzabotto? Non ci sono i metalli, non ci sono delle miniere particolari. Però cosa c'era a Marzabotto? C'era una grandissima quantità di acqua e di alberi, di vegetazione, cose fondamentali per trasformare i minerali in metalli. Perché il metallo è luogo d'origine di quasi tutti i metalli italiani di questo periodo. Da dove venivano i metalli? Venivano essenzialmente da 2 zone, che non a caso sono le, anzi 3, però Ischia è un po' troppo giù. Le 2 zone metallifere fondamentali del periodo etrusco sono l'isola d'Elba e un po' più giù le colline metallifere dell'Alto Lazio. Non a caso abbiamo anche Villanoviani, no? La Tolfa e Allumiere rappresentano i luoghi proprio di massimo ritrovamento dei minerali, queste colline metallifere, infatti sono anche i centri dove la cultura etrusca si sviluppò nella fase villanoviana. Per quanto riguarda l'isola d'Elba, a un certo punto l'isola d'Elba finì completamente deforestata, perché prendevano i minerali e li trasformavano in metalli, ma poi non ebbero più vegetazione da bruciare. L'elaborazione si spostò nel Golfo di Baratti, Populonia, e poi diciamo che i minerali si indirizzarono anche verso le zone più a nord, dove era possibile trasformare i minerali in metalli con processi di fusione
eccetera. Quindi a Marzabotto abbiamo uno di questi centri di eccellenza, uno dei principali, anche perché non è che a Marzabotto ce lo immaginiamo, a Marzabotto è stata proprio trovata una fonderia con varie fasi di utilizzo. E in questa fonderia, perché noi diciamo che era una fonderia, per una quantità enorme di scorie, si parla ora in questo momento prevalentemente di trasformazione di rame e stagno in bronzo, e vedete qui c'è tutta una serie di scorie qua presenti, ma soprattutto le matrici di fusione, perché possiamo pensare anche che le scorie si siano create in altro modo, ma se in un luogo noi troviamo delle fornaci e troviamo le matrici di fusione nelle quali veniva colato il metallo per trasformarlo in statuette o in armi, o qui abbiamo altri oggetti, è logico che quello è un luogo di produzione primaria. E fra queste, diciamo, matrici di fusione, una cosa molto singolare, ce n'è una che ha i lineamenti, è un volto di un giovane che ha gli stessi lineamenti del Kuros in marmo. Quindi evidentemente, ecco, ce l'avevano in marmo, ma lo avevano rifatto anche in bronzo. Quindi questo è un elemento di grande importanza.